E benvenuti ragazzi nella seconda parte di Ritorno al Passato. Oggi continuiamo ripercorrendo la cosiddetta generazione avanzata, la terza, tra i titoli che ci hanno introdotto la regione di Hoenn e i remake di prima generazione. Come al solito, prima di cominciare vi invito a lasciare un bel pollice in su per supportare la serie e Pokémon Next, ma banda alle ciance, cominciamo! Come stavo dicendo nel video precedente, Pokémon sarebbe dovuto terminare con la seconda generazione, ma il grande successo di Oro, Argento e Cristallo spinse Game Freak alla creazione di altri due titoli, Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. I due titoli uscirono in Giappone nel 2002, mentre in Europa e negli Stati Uniti nel 2003. Questi due giochi si distaccarono dalla trama delle precedenti generazioni, introducendo una regione, cioè Hoenn, lontana da Kanto e Johto, che invece erano attaccate, quasi come un'unica grande regione. I Pokémon introdotti in questi giochi sono 135, compresi i Pokémon iniziali Trico, Torchic e Mudkip, il trio Meteo composto dalle due mascotte Groudon e Kyogre oltre Rayquaza, e gli altri leggendari, tra cui i tre Golem, Latios e Latias, Deoxys e Jirachi. Il protagonista di questi giochi è Brandon, ragazzo originario di Johto che si trasferisce a Hoenn insieme a sua madre per vivere insieme al padre Norman, il quale è il capopalestra di Petalipoli. Subito dopo il trasloco, Brandon parte per diventare un allenatore di Pokémon, viaggiando per la regione di Hoenn assieme a Vera e Lino, suoi rivali. Nel caso si scelga il personaggio femminile, la protagonista sarà Vera e Brandon sarà il rivale. Durante il suo viaggio Brandon avrà a che fare con uno dei due team presenti nei giochi, Team Magma in Rubino e Team Hydro in Zaffiro, i quali vorranno impadronirsi dei leggendari per i propri scopi, rispettivamente espandere la terra o gli oceani. Questi furono i primi titoli della serie principale per Game Boy Advance. Cambiò molto la grafica dai titoli precedenti, rendendola ancora più colorata e fluida. Inoltre cambiò anche lo stile degli artwork dei Pokémon, disegnati da Ken Sugimori. In questi giochi vennero introdotte le gare Pokémon, nelle quali i Pokémon vengono giudicati per le loro virtù e le loro mosse. Viene introdotto poi il Pokénav, successore del Pokégear di Oro e Argento, utilizzabile come mappa elettronica. Vengono introdotte le scarpe da corsa, le abilità e le nature e le lotte in doppio. Inoltre, le condizioni atmosferiche sono state rese visibili anche fuori dalle lotte, in alcuni percorsi ad esempio piove. Come i precedenti titoli, anche questi ebbero parecchio successo. Per l'anime invece si apre la seconda serie, quelle dell'Advance Generation, andata in onda in Giappone per la prima volta il 21 novembre del 2002, mentre in Italia il 23 marzo 2004. La serie comincia con la stagione Pokémon Advance, nella quale Ash arriva nella regione di Hoenn. Ash viaggerà assieme a nuovi compagni, Max e Vera, figli del capopalestra Norman. Viaggerà inoltre anche con Brock, con il quale aveva già viaggiato a Kanto e a Johto. Per quanto riguarda il gioco di carte collezionabili, nascono le carte EX, carte estremamente rare e potenti introdotte con l'espansione EX Rubino e Zaffiro. Tornando ai giochi, nel 2004 vengono rilasciati i primi remake della serie, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Questi giochi sono ambientati a Kanto e possiedono la stessa trama dei giochi a cui si sono ispirati, ovvero Pokémon Rosso e Verde. Ovviamente ci sono anche alcuni cambiamenti dai titoli originali, come la grafica o la possibilità di scegliere il personaggio femminile. Un'aggiunta molto importante è quella del Settipelago, composto da 7 isole visitabili solo nel dopo storia, nelle quali è possibile trovare i Pokémon di seconda generazione. Inoltre, a differenza di Rosso e Verde, in questi titoli c'è la possibilità di risfidare la Lega Pokémon, i quali membri possiedono Pokémon differenti e di livello maggiore. E piccola curiosità, sono i primi giochi ad aver introdotto gli sprite degli strumenti. In seguito, nel 2005, in modo analogo ai titoli di seconda generazione, esce un terzo capitolo, ambientato ad Hoenn, Pokémon Smeraldo, con mascotte Rayquaza. A differenza di Rubino e Zaffiro, in questo gioco sia il Team Magma sia il Team Hydro sono malvagi e porteranno inevitabilmente al risveglio di Groudon e Kyogre. A placarli sarà Rayquaza, dopo essere stato risvegliato dal giocatore sulla Torre dei Cieli. La terza generazione si concluse nel 2006 in Giappone e nel 2007 negli Stati Uniti e in Europa, lasciando il posto alla quarta, ma di questo ne parliamo nel prossimo video. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like e di passare dalla nostra pagina Facebook, dal nostro profilo Twitter, dal nostro gruppo Telegram e dalla nostra pagina Instagram. Spero il video vi sia piaciuto, alla prossima!